volendo ricordare anche le vittime delle foibe, che si, vi ricordo, si celebra a seguito di una legge emanata dal nostro Parlamento il 10 febbraio, quindi domani. Purtroppo abbiamo avuto possibilità di organizzare solo oggi l'incontro e pertanto avremo modo di parlarne oggi. Con noi c'è ancora il professor Marino Ruzzenenti, che ringraziamo infinitamente per la sua disponibilità e soprattutto per la sua competenza. Per cui, non volendo privarlo ulteriormente la parola, gliela cedo immediatamente. Buonasera, siamo di nuovo qua. Mi piacerebbe un giorno venire a parlare di qualche argomento meno triste, meno tragico, insomma, con voi. Ma insomma, vediamo di trattare anche questa questione delle foibe con una premessa. Questo tema è ancora più complesso di quello che abbiamo trattato la volta scorsa. Ecco, voglio dire, metto le mani avanti, diciamo. È molto più complesso, molto più difficile anche per certi aspetti da spiegare, da illustrare, e soprattutto è molto controverso, perché questo tema, più di quello della Shoah, della distruzione degli ebrei, è stato ed è ancora, in particolare nel nostro paese, un terreno, diciamo, privilegiato di quello che possiamo chiamare l'uso politico della storia, cioè, diciamo, la strumentalizzazione della storia in funzione di propaganda politica, della contesa politica. Lo è stato fin dall'inizio, fin dall'immediato dopoguerra, tutto sommato lo è ancora adesso in Italia, per cui ecco, insomma, è un tema molto caldo, contrastato, controverso, e anche sul piano storiografico, anche se in particolare negli ultimi anni, ma direi da qualche decennio, le ricerche storiche su questa vicenda si sono molto sviluppate, però ancora ci sono, come dire, diverse valutazioni, diversi giudizi sulla questione, perché è una questione molto intricata. Allora io ve lo dico esplicitamente, cercherò di percorrere con voi questa storia a partire anche da epoche abbastanza remote, per cercare in qualche modo di dipanarla e per cercare anche di andare oltre questa vicenda, perché è del tutto evidente che, a mio parere almeno, no, questo giornata del ricordo deve servire non tanto e solo a rivangare il passato, ma anche in qualche modo a rielaborare questo passato e soprattutto a contribuire a una rielaborazione che possa coinvolgere un po' tutti i tre popoli interessati, cioè il popolo italiano, il popolo sloveno e il popolo croato, che sono in qualche modo i tre attori di questa tragedia. Quindi questo, a mio parere, dovrebbe essere il senso di questa giornata. Per fare questo, allora, vediamo, cerchiamo di andare più rapidi possibile nella prima parte e poi vediamo di lasciare spazio per la discussione, che sicuramente ci sarà. Dico anche subito che quello che dirò sarà molto discutibile, quindi molti di voi non saranno d'accordo e lo diranno e esprimeranno le loro opinioni. Allora, partiamo intanto da una visione di questo famoso confine orientale, perché tutta la vicenda ruota attorno alla controversia del confine orientale, un confine molto conteso da sempre, se vogliamo, nella storia. Perché è un confine problematico il confine orientale? Ci sono diverse ragioni, ovviamente, ma c'è anche una ragione di tipo orografico, di come questo confine si presenta dal punto di vista della natura. Voi sapete che i confini cosiddetti naturali dell'Italia, l'abbiamo imparato almeno quando io andavo alle elementari, adesso forse queste cose non si dicono più, ma quando allora c'era ancora un po' di idea di senso nazionalistico, di nazione comunque dell'Italia, si diceva il confine naturale dell'Italia, il mare ovviamente e la catena.
Ora, il problema della catena alpina in questa zona, se qualcuno vuole anche la frequentata, io personalmente l'ho frequentata, quindi la conosco, in questa zona la catena alpina non è così ben delineata come nel centro, nella parte centrale e nella parte occidentale. È una catena che si abbassa molto dal punto di vista dell'altitudine, degrada e soprattutto degrada e in qualche modo si distende come una sorta di ventaglio, in diversi frammenti, in diverse catene. E quindi non abbiamo più una separazione netta che in qualche modo aiuta i popoli, ha aiutato i popoli, come è avvenuto in genere per i confini naturali, a separare i popoli. Alcuni popoli stanno di qua, i padani in questo caso, i popoli orientali stanno dall'altra parte. Ma facilita invece esattamente l'opposto, cioè facilita il rimescolarsi, il quello che potremmo dire oggi meticciato, cioè il fatto che i popoli in qualche modo vengono a sovrapporsi l'uno con l'altro, a mescolarsi l'uno con l'altro, a confondersi l'uno con l'altro. Ecco, questo è un primo elemento da tenere presente, perché questo è uno dei fattori ovviamente che farà sì che i padani tenderanno ovviamente ad espandersi verso l'Oriente, i popoli dell'Oriente, soprattutto dell'Oriente, diciamo, della zona nord-orientale, delle steppe cosiddette orientali, quale c'è riferimento oggi a un paese per dire della Russia, tenderanno invece a scendere in queste zone, a occupare queste zone. E questo è quello che effettivamente è avvenuto. Questo è il primo problema che abbiamo. Il secondo problema è che ovviamente questa zona, facciamo un escursus storico veloce, ma di lungo periodo, ma molto utile però per capire, questa zona, finché ci fu l'impero romano, tutta questa zona era inglobata nell'impero romano, non era una zona di confini, i confini erano molto più a oriente, quindi non c'era un problema di contesa sul confine perché faceva parte dell'impero romano. Crolla l'impero romano d'occidente, rimane l'impero romano d'Oriente che poi diventerà, verrà chiamato impero bizantino, lo vedete lì appunto sulla destra della cartina, e si forma l'impero romano, il sacro romano impero, che è quello delimitato da quella linea, diciamo, arancia, quello è il sacro romano impero. Vedete che già qui quella zona che abbiamo visto prima diventa zona di confine. E già qui si pone un problema critico, perché è chiaro che definire il confine addirittura attraversa, come vedete, Istria, proprio attraversa Spezia in due quella zona, e questo già crea il problema, quella diventa una zona di confine in qualche modo contesa. Tenete conto che poi successivamente col crollo dell'impero bizantino in quella zona lì, lo accenniamo solo, in quella zona lì avremo un ulteriore elemento di conflitto, perché in quella zona ci sarà una forte pressione da parte dell'impero ottomano, che sostanzialmente sostituisce l'impero bizantino, l'impero ottomano vuol dire i musulmani, infatti una parte di queste zone verranno occupate e conquistate dai musulmani. Tenete conto che gli ottomani arrivano a un certo punto anche a, dopo ricorderai, l'assedio di Vienna, arrivano ad assediare Vienna, quindi diventa una zona veramente di forte contesa, di forte conflitto a partire appunto dall'impero romano in poi. Facciamo un salto ulteriore nella storia, arriviamo dopo l'anno 1000, la nascita dei comuni, il fiorire dei comuni in Italia, l'affermazione delle repubbliche marinarie. E poi i comuni che diventano signorie e così via, la storia che sappiamo dell'Italia, li vedete, no? Allora, che succede? Succede che in quella zona abbiamo la presenza della Repubblica di Venezia. Teniamo conto che quando parliamo della Repubblica di Venezia di quell'epoca parliamo di una grande potenza europea, estremamente ricca e potente. La Repubblica di Venezia, come sappiamo, si espande verso ovest e quindi arriva anche da noi, Veneti all'epoca, ma si espande anche verso oriente. Questa cartina vi prego di tenerla bene a mente, perché da qui nasce tutta la controversia del confine orientale, nasce esattamente da qui. Stiamo parlando di secoli di dominazione della Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia fa sì che alcune di queste zone, no,
dell'Oriente d'Italia e della costa orientale dell'Adriatico diventano delle colonie venete, vere e proprie colonie. Noi abbiamo la colonizzazione, vedete, dell'Istria, la colonizzazione di queste isole che sono chiamate quelle delle isole del Golfo del Quarnero o Quarnaro, che è il golfo formato dall'Istria con la costa della Croazia, questo golfo, la colonizzazione della Dalmazia. Stiamo parlando esattamente di colonizzazione. Perché di colonizzazione? Quando prima abbiamo fatto riferimento all'impero romano, l'impero bizantino, che comunque è già in disfacimento ormai, a partire da dopo l'anno 1000, l'impero bizantino va sempre più, come dire, entra sempre più in crisi, finché verrà spazzato via dall'impero ottomano. Che succede in queste zone? In queste zone arrivano, dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, del Sacro Romano Impero, arrivano questi popoli che provengono dalle steppe russe, i popoli chiamiamoli slavi in generale, formati in questo specifico da sottopopoli, se vogliamo, croati, sloveni, serbi e così via, bosniaci e così via. Sono popoli slavi che vengono dal nord-est e ovviamente vanno verso il mare, perché il mare è, come dire, presenta un clima molto favorevole all'insediamento umano, molto appetito da chi viene dal freddo, da zone inospitali, e trova lì invece luoghi molto adatti ad insediarsi. Quindi nel frattempo, appunto, questa zona, vedete qui il popolo croazio, vedete già i nomi attuali in qualche modo, no? Vengono occupati da questi popoli slavi. La Repubblica Veneta li colonizza e si insedia in particolare con presidi lungo le coste, crea delle città importanti che ci sono ancora adesso. Chi è andato in quelle zone le avrà viste, sia su quelle isole, sia nella Dalmazia, sia nell'Istria. Voi vedete i centri storici di queste città, sembrano delle piccole Venezie dal punto di vista architettonico, perché rimane lì per secoli la Repubblica Veneta. E la presenza della Repubblica Veneta è talmente importante che chi frequenta quelle zone sa che gli capita ancora oggi di incontrare degli anziani che parlano in qualche modo italiano, ma non parlano italiano, ma parlano appunto veneto, tramandato da padre in figlio, no, questa memoria, e parla veneto. Però la Repubblica Venezia a un certo punto finisce. Siamo nel 1797, c'è lo scambio, il mercimonio, possiamo dire, tra il Napoleone e l'Austria, l'impero austriaco, austro-ungarico poi, per cui in sostanza la Repubblica Veneta viene concessa all'Austria e passa sotto l'Austria. Ma con la caduta poi di Napoleone, voi sapete, alla fine di Napoleone in realtà non solo la Repubblica Veneta, anche la Lombardia, insomma, in qualche modo l'Austria, tutta l'Italia è messa sotto tutela dell'impero austro-ungarico, come pure tutta quella regione di cui parlavamo prima, cioè degli slavi cosiddetti del sud. Fanno tutti parte dell'impero austro-ungarico. Siamo nell'Ottocento, in sostanza, dopo il famoso congresso di Vienna, con la fine di Napoleone, della presenza di Napoleone in Europa. Tutto rientra sotto l'impero austro-ungarico. A questo punto quella zona non è più zona di confine, capite? Perché siamo tutti in qualche modo slavi e italiani, siamo tutti nella stessa barca, cioè siamo tutti sudditi dell'impero austro-ungarico. E tutti quanti, sia slavi che italiani, abbiamo il problema di, siamo nell'Ottocento, l'Ottocento, i ragazzi che studiano, che hanno studiato recentemente, ma anche gli adulti penso lo sappiano, è il secolo delle nazioni, dell'affermazione delle indipendenze nazionali, dell'idea di nazione come un'idea di progresso, un'idea di civiltà, un'idea in cui ogni popolo ha il diritto di governarsi da solo, autonomamente, in modo indipendente, di crearsi il proprio futuro, e per questo ha diritto ovviamente a governare il proprio territorio in cui abita. Questo vale per l'Italia, vale per gli slavi. Esattamente, guardate, il risorgimento italiano, il risorgimento, potremmo chiamare così, degli slavi del sud, procede sostanzialmente di pari passo. Noi abbiamo
Piemonte che dirige questo movimento che porta l'Unità d'Italia che stiamo celebrando in questo anno, 150esimo, gli slavi hanno la Serbia. La Serbia svolge il ruolo del Piemonte italiano per gli slavi del sud, per la costruzione appunto dell'indipendenza nazionale, per giungere a una sorta di federazione degli slavi del sud, indipendente dall'impero austro-ungarico. Quindi due processi che in qualche modo tra l'altro vanno avanti con scambi anche culturali, con una reciproca simpatia, capite? Perché? Perché abbiamo un nemico comune e abbiamo la stessa esigenza sostanzialmente, quella di costruire il nostro futuro emancipandosi dal dominio austro-ungarico. Va bene? Quindi fino a qua tutto bene, apparentemente tutto perfetto. Se non che le cose si complicano, e qui arriviamo adesso alla parte in cui comincia la tragedia, cominciano a nascere i problemi. Comincia con la prima guerra mondiale, cominciano lì e finiranno con la fine della seconda guerra mondiale, che possiamo considerarlo sostanzialmente un unico periodo. Gli storici ormai tendono a unificare prima e seconda guerra mondiale come l'unica grande guerra europea tra le nazioni, o meglio tra i nazionalismi europei, la moderna cosiddetta guerra dei 30 anni, che porterà poi l'autodistruzione in qualche modo dell'Europa alla fine come conclusione. Perché la prima guerra mondiale è una guerra, sia per noi che per gli slavi, una guerra profondamente ambigua, ancor più per gli italiani. Perché ambigua? Perché la prima guerra mondiale è, da un canto, la terza guerra d'indipendenza per l'Italia. Ok? Qui vedete i confini, quello verde è il confine anteguerra, quello blu, si vede blu, no, cos'è, viola, quello viola è il confine alla fine della prima guerra mondiale. Quindi, diciamo noi, è la terza guerra di indipendenza perché con la prima guerra mondiale l'obiettivo era di portare tutti gli italiani dentro i confini della nazione. D'accordo? Però la cosa è un po' complicata. È un po' complicata perché non c'è più una coerenza in realtà in questo ragionamento. Questo ragionamento è contraddittorio. Noi con la prima guerra mondiale incameriamo il Sud Tirolo. Nel Sud Tirolo all'epoca non c'era un italiano che uno. Quando parliamo del Sud Tirolo, a nord di Salorno, erano tedeschi, li portiamo nell'Italia. Voi capite che questo contraddice il principio di nazionalità, è clamorosamente in contraddizione con il principio di nazionalità, da un canto. Dall'altro, in questa zona verso l'est, noi rivendichiamo, noi diciamo, noi dico noi, in realtà una parte importante dell'Italia, in particolare di quelli che abbiamo combattuto la prima guerra, di quelli che abbiamo sostenuto la prima guerra mondiale e lo sforzo della prima guerra mondiale, diciamo la nostra vittoria è una vittoria mutilata, perché fuori da questo confine sono rimasti, ricordate le famose isole, ricordate la Dalmazia, sono rimasti gli italiani, sono rimasti circa, dico un numero grossolano, circa 50.000 italiani che sono rimasti fuori, per questo diciamo vittoria mutilata. 600.000 morti, uno sterminio se volete, perché è stata una guerra, per l'Italia è stata la guerra più sanguinosa in assoluto di tutta la storia, molto più sanguinosa della seconda guerra mondiale, una guerra terrificante, e poi alla fine neppure siamo riusciti a portare a casa, diciamo, tutti gli italiani sul nostro territorio. Però anche qui con una contraddizione, vittoria mutilata perché sono rimasti fuori 50.000 italiani, però in questa zona qua conquistata, qui ci sono tutti gli altoatesini o sudtirolesi tedeschi e qui ci sono qualcosa come 300.000 slavi, in parte sloveni e soprattutto croati, che non sono italiani. Perché ovviamente tracciare il confine lì, per le ragioni che abbiamo detto prima, è praticamente impossibile.
o sacrifichi gli slavi o sacrifichi gli italiani, capite? Perché non abbiamo appunto il famoso confine naturale, ci sono paesi in cui ci sono un po' di italiani, un po' di slavi che vivono assieme, un paese di prevalenza slava, un altro paesino lì a due passi prevalenza italiano, tracciare un confine netto diventa impossibile. Qual è il problema però? Vi ho già segnalato la contraddizione. Tutto questo fa pugni con l'idea di nazione, chiaramente, perché l'idea di nazione è un popolo con la stessa lingua, con la stessa cultura, eccetera, a cui corrisponde il territorio. Se un popolo ha un'altra lingua, un'altra cultura, non deve stare dentro in quel territorio. Questa sarebbe l'idea di nazione. Abbiamo già la contraddizione. La contraddizione aumenta nel momento in cui rivendichiamo la cosiddetta vittoria mutilata, e su questo si sviluppa. Ma non è solo un problema dell'Italia, è un problema in realtà di tutta l'Europa, è, se volete, alla base in realtà della Prima Guerra Mondiale, è l'altra faccia della Prima Guerra Mondiale, c'è l'idea di dell'idea di nazione che come dire, si esaspera nel nazionalismo, che è un'altra cosa rispetto all'idea di nazione. Cioè, mentre l'idea di nazione è l'idea di liberazione di un popolo, di autogoverno di un popolo, l'idea del nazionalismo, l'idea che si va diffondendo in tutta Europa all'inizio del Novecento, non è solo un problema italiano, anche in Italia, anche in Germania, anche in Francia, anche in Inghilterra, l'idea che ogni nazione in qualche modo si considera superiore alle altre nazioni. Si considera superiore, dietro vi è un discorso che abbiamo già fatto l'altra volta, ma lo ripetiamo, razzistico, perché allora la scienza era razzista e il razzismo si pensava avesse basi scientifiche, quindi ci sono le razze che si ritengono superiori, le nazioni che si ritengono superiori, che hanno il compito di dominare altre nazioni. Nazionalismo vuol dire che io presumo di avere il diritto di coartare, dominare altre nazioni, ed è una contraddizione clamorosa con l'idea di nazione, perché nazione vuol dire rispettare tutte le nazioni, tutti i diritti di tutti i popoli e la propria autonomia nazionale. Il nazionalismo invece, qualche nazione ha dei punti in più, può dominare e negare l'autonomia e l'indipendenza dell'altra nazione. La Prima Guerra Mondiale scoppia su questo, anche sulla questione della rivendicazione nazionale per l'Italia e anche per gli slavici, quella componente, tanto è vero, la scintilla, voi sapete, ricorderete, scoppia proprio in quella zona lì, scoppia proprio Sarajevo, perché la scintilla viene fatta scoccare dall'irredentismo, dall'irredentismo slavo, no? Il famoso attentato mortale al principe Ferdinando dell'impero austro-ungarico, ed è lì scoppia la guerra. Però in realtà non è più solo questo, non è più solo la guerra che conclude le varie indipendenze nazionali, quella italiana e quella slava, ma è una guerra anche fra i diversi nazionalismi europei che si presentano come imperialismi, cioè che intendono dominare, conquistare l'egemonia sull'Europa e in qualche modo l'egemonia sul mondo. Questa seconda idea, cioè questa seconda motivazione della Prima Guerra Mondiale è quella che porta necessariamente alla Seconda Guerra Mondiale, perché le nazioni che perdono, in particolare la Germania che perde, subito lavora per la rivincita, quello che appunto si metterà in testa di fare Hitler. E noi italiani, anche noi in qualche modo per la rivincita, perché la vittoria mutilata, dobbiamo riscattarci, dobbiamo noi eredi, eccetera. In qualche modo il fascismo nasce qua, nasce dalla Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è una funzione fondamentale per la nascita del fascismo italiano. E in queste zone sono zone, come dire, privilegiate dal fascismo italiano, perché parte immediatamente in queste zone la caccia agli slavi. C'è un episodio del 1920 a Trieste che è molto significativo. A Trieste c'era questo grande dom, che vuol dire la casa del popolo sloveno, un grande palazzo di 6 piani, storico, imponente, in cui c'era dentro tutte le strutture, diciamo, associative degli sloveni, compresa la banca slovena, la camera di commercio slovena, la biblioteca slovena, la casa della cultura, eccetera, eccetera. Ebbene, vi
viene distrutto, viene letteralmente incendiato e distrutto. E lì, in quelle zone in particolare, come dire, si esercita agli inizi il fascismo, perché la radice di fondo del fascismo è proprio questa: la vittoria mutilata da un canto, la necessità del popolo italiano, la necessità, diciamo, la missione che il popolo italiano ha di svolgere una funzione civilizzatrice nell'intera area del Mediterraneo, fondamentalmente. Nasce su questo, sulla base del fatto che noi siamo gli eredi della stirpe italica, gli eredi dell'impero romano, gli eredi di un'antica civiltà che ci assegna, diciamo, questa missione civilizzatrice sull'intero mare Mediterraneo. E la cosa parte subito, vedete, qui abbiamo intanto questa, questo è in dialetto, ma in sostanza una canzoncina antislava che veniva cantata da questo, viene confezionata da questo signore che diventa ministro dei lavori pubblici durante il fascismo, è già del 19, quindi prima ancora il fascismo vada al potere. Sostanzialmente dice Slavi: attenzione Slavi, state tranquilli perché ci sono le foglie che possiamo cacciare dentro. E questo discorso di Mussolini, queste sono parole testuali, vi prego di vederlo tutto perché ci aiuta a capire tante cose. È del 20 settembre 1920, quindi prima della conquista del potere. Mussolini va a Pola. Pola, per intenderci, credo conosciate la zona, è nell'Istria, alla punta dell'Istria, a sud dell'Istria, che, come ricorderete, nei confini della Prima Guerra Mondiale faceva parte dell'Italia, oggi non fa più parte dell'Italia, dopo la Prima Guerra Mondiale sì. Per realizzare il sogno mediterraneo bisogna che l'Adriatico sia in mano nostra. Ovviamente, se io voglio conquistare un territorio intero mediterraneo, prima da conquistare il territorio attorno all'Adriatico deve essere considerato una sorta di lago italiano. Di fronte ad una razza come la slava, poi il tema del razzismo come fondamento di tutto questo, diciamo, deriva nazionalista e imperialista, inferiore e barbara, non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone. I confini dell'Italia da Sibremio, Nevoso e Dinariche, comprendere quindi tutte quelle zone, compresa la Dalmazia, io credo che si possono, ecco, questo è il punto chiave, io credo che si possa sacrificare 500.000 slavi barbari a 50.000 italiani, che in sostanza in queste zone da conquistare ci sono quei 50.000 italiani rimasti fuori, ma per conquistare, per annettere queste zone all'Italia, devo annettere altri 500.000 slavi, italianizzati in qualche modo forzatamente. Ma il ragionamento qual è? 10 slavi pagano meno di un italiano e quindi è ovviamente giusto fare questa operazione. Siamo nel 1920. Ovviamente tutto questo, poi vedremo, completamente si farà. Nel momento in cui va al potere il fascismo, l'Istria in particolare, che era il territorio italiano, viene italianizzata. In realtà bisogna dire non solo l'Istria, la stessa cosa il fascismo farà, che lo sappiate, in Alto Adige, e questa sarà una delle motivazioni dei contrasti poi degli altoatesini nei confronti dell'Italia del dopoguerra. Gli anziani si ricorderanno, il movimento addirittura terroristico, anti-italiano, eccetera, e anche il disagio di adesso degli altoatesini. E dell'altro ieri mi pare il presidente della provincia di Bolzano che dice: io, 150esima unità d'Italia, centro, io sono tedesco. Comunque, l'italianizzazione forzata si fa in Alto Adige, si fa anche in queste zone, imposta la toponomastica italiana in maniera stravagante, ovviamente i nomi slavi vengono italianizzati, viene vietato l'uso dello slavo nelle scuole e nelle chiese, gli slavi non possono neppure pregare in slavo, vengono chiusi tutti i centri culturali, ricreativi, associativi slavi, vengono italianizzati anche con le persone. Esattamente la politica di italianizzazione forzata, siamo di fronte, come vi dicevo, a una cultura nazionalista esasperata, è una cultura nazionalista, se vogliamo, estremista, che non riguarda solo l'Italia, ripeto, riguarda la Germania, ma riguarda in qualche modo tutta l'Europa di quel tempo. E poi arriviamo al punto
cruciale, perché adesso diciamo inizia, se vogliamo, la tragedia. La tragedia che ha due fasi, una prima fase in cui fondamentalmente le vittime sono gli slavi, la seconda fase in cui le vittime diventano gli italiani. La tragedia ha questi due, la tragedia inizia nel 41 e finisce sostanzialmente nel giugno del 45. Cosa succede nel 41? Il 6 aprile del 41 Mussolini, che nel 20 aveva detto quelle cose, finalmente le realizza. Siamo in piena guerra mondiale, il nostro compito è quello appunto di conquistare i territori che stanno attorno al Mediterraneo. E ovviamente la Francia meridionale, l'Africa del Nord, no? La costa africana del Mar Mediterraneo e poi tutta quest'area qua, per completare diciamo il cerchio. Quindi la guerra alla Grecia, l'Albania l'avevamo già annessa l'anno prima, anzi due anni prima ormai a questo punto, perché il nostro re era già diventato re d'Albania, anche oltre che re d'Italia, e poi tutte queste zone, quest'area qua come un'area della Slovenia, dove c'è anche la città di Lubiana, poi tutte le isole del Quarnaro, la costa qui, questa costa della Dalmazia, poi il Montenegro. In sostanza tutta la zona costiera di quella che poi si chiamerà Jugoslavia, che adesso non si chiama più neanche Jugoslavia, ma insomma di questa regione. L'aggressione parte nel 6 aprile 1941. Ora tenete conto che lì, mi sono dimenticato, quando è finita la prima guerra mondiale, ovviamente noi conquistiamo l'unità d'Italia, la stessa cosa avviene per gli slavi. Si forma in quella zona il regno, che prima si chiama regno di Serbia, di Croazia, del Montenegro, mi pare, poi si chiamerà regno di Jugoslavia, cioè si forma un regno indipendente esattamente corrispondente all'Italia. Quindi lì c'è un regno indipendente che si è costituito con capitale Belgrado, si è costituito immediatamente dopo la prima guerra mondiale, d'accordo? Quindi noi attacchiamo questo regno. Lo attacchiamo noi, in contemporanea con la Germania che lo attacca da nord, con l'Ungheria che lo attacca da est e con la Bulgaria che lo attacca pure da sud-est. Ognuno si prende una fetta di questo regno. Rimane, diciamo, in qualche modo autonomo in questa zona, si costituisce uno Stato, lo Stato della Croazia, che viene affidato a un certo Ante Pavelić, che è il capo dei fascisti croati cattolici di Ustascia, con l'accordo è stato portato lì dagli italiani, dall'Italia fascista, perché Ante Pavelić è stato allevato diciamo nei primi anni 30 in Italia, mantenuto e addestrato dal fascismo italiano, finché nel 41 è stato portato a costituire questo Stato della Croazia, Ustascia, con l'accordo che doveva essere però re un rampollo dei Savoia. In realtà poi questo re non ha mai esercitato, perché la situazione è talmente caotica, come vedremo, per cui non è mai stato effettivamente insediato, però formalmente era uno stato satellite, doveva essere dell'Italia e dell'Italia fascista e dei nazisti. Questo è quello che succede. Ora, che avviene in questa zona? Avviene che immediatamente dopo l'invasione della Jugoslavia, l'esercito jugoslavo si scioglie come la neve al sole. In pochi giorni, poche settimane, c'è il totale disfacimento dell'esercito di quel regno di Jugoslavia di cui avevamo parlato prima. Un regno già profondamente in crisi per ragioni che adesso stiamo qua ad approfondire, messo in crisi volutamente anche dall'Italia fascista, lo accenneremo dopo perché coinvolge anche Brescia con la vicenda, ma un regno in sostanza che ha sempre avuto grandi difficoltà a tenere assieme la Serbia, che in qualche modo era una nazione più forte, più importante rispetto alle altre, con le altre diciamo, nazionalità, le altre autonomie nazionali slave, cioè con la Croazia, la Slovenia, minato in sostanza da contrasti al proprio interno. E apparentemente allora la guerra è finita, e invece la guerra non è finita, perché lì subito si forma una fortissima resistenza, che
che è guidata da questo che poi diventerà il capo della Jugoslavia, questo Tito Brof, maresciallo Tito, comunista, collegato quindi con l'Unione Sovietica dal punto di vista della solidarietà politica, e che ha la capacità però di organizzare un esercito di liberazione molto radicato tra la popolazione, ha la capacità di acquisire sostegno, aiuti economici, di armi, sia dall'Unione Sovietica ma anche dagli alleati, in maniera considerevole, perché ovviamente anche gli alleati hanno interesse che in quella zona i nazisti fossero messi in difficoltà. E diciamo che ha un vantaggio anche questo esercito di liberazione, perché guardate bene, in Jugoslavia è l'unico caso in Europa in cui i partigiani liberano il proprio paese da soli, perché la Jugoslavia non è stata liberata né dalle truppe alleate né dall'Armata Rossa. Si sono liberati da soli. Ovviamente ha dei vantaggi, uno è questa capacità di Tito, ovviamente, di costruire alleanze internazionali, di costruire un consenso popolare, eccetera. L'altro è le caratteristiche geografiche di quel paese, naturali, chi lo conosce, un paese poco popolato, 16 milioni di abitanti, un paese che più o meno la dimensione dell'Italia aveva all'epoca, montuoso, con poche vie di comunicazione, quindi una realtà molto impervia, difficilmente diciamo praticabile dagli eserciti regolari, soprattutto gli eserciti regolari stranieri che non conoscono il territorio, quindi questo è il grande vantaggio di Tito. L'altro vantaggio che ha Tito, che ha l'esercito popolare di liberazione, è che poco dopo i nazisti, ahimè per loro, decidono di invadere l'Unione Sovietica. Ma non solo invadono l'Unione Sovietica inizialmente, chiaramente lì sembra che anche lì la guerra sia vinta all'inizio, perché c'è un'avanzata strepitosa, centinaia e centinaia, ma c'è una centinaia e centinaia di chilometri di un batterdotto con il loro panzer, se non che a un certo punto anche lì trovano una resistenza irriducibile. A quel punto voi capite che sia i nazisti che i fascisti italiani hanno di fronte diversi, hanno, scusate, diversi fronti da tenere, e più di tanto in Jugoslavia non possono portare risorse, energie. Noi avevamo guai enormi in Africa del Nord, dove pure la guerra ci comincia subito ad andare male, siamo andati anche noi in Russia, anche lì con guai serissimi, e i nazisti ovviamente impegnatissimi sul fronte russo, dove si decideva la guerra e si è deciso la guerra. Quindi diciamo che in Jugoslavia hanno avuto anche questo vantaggio, che hanno potuto affrontare un nemico che non poteva concentrare su questo fronte le migliori forze, le maggiori forze, per ovvie ragioni. Sta di fatto che la guerra diventa una guerra contro i partigiani e diventa una guerra contro le popolazioni, in cui siamo coinvolti anche noi. Diventa una guerra sporca, una guerra crudele, una guerra disumana, una guerra senza regole, perché la guerra contro i partigiani, soprattutto un esercito di liberazione partigiano di quel tipo, così forte, organizzato, attrezzato, voi capite che diventa necessariamente una guerra contro la popolazione, perché i partigiani si nascondono tra la gente, si nascondono in mezzo alla popolazione, non è un esercito regolare che è di fronte, ti prendono alle spalle, ti prendono sui fianchi, e in qualche modo per far fronte a quella guerra abbiamo fatto cose terribili. Questa è una frase di una circolare che il generale Robotti manda ai soldati italiani, in cui c'è scritto esattamente quelle parole lì: si ammazza troppo poco. Lubiana, la città di Lubiana che occupavamo noi, però non riuscivamo a tenere perché era infestata dai partigiani, viene trasformata in un campo di concentramento. Filo spinato attorno a tutta la città con 69 torrette. Gli slide sono calcolati, questi numeri sono approssimati, sono discutibili, però gli storici concordano, gli slavi che muoiono in qualche modo a causa, diciamo, della presenza, dell'azione dell'esercito italiano e degli italiani sono valutati attorno ai 250.000 nel corso di questa guerra. Quei 250.000 lì, guardate bene, la maggioranza sono civili.
sicuramente la maggioranza sono civili. Ovviamente i partigiani comunisti dell'esercito di popolare di liberazione, dal punto di vista dell'uso della violenza, vi garantisco che non erano da meno. Cioè, i partigiani di Tito erano veramente, come dire, avevano una forza, esprimevano una forza, diciamo, d'urto, una forza di offensiva formidabile e, come dire, senza esclusione di colpi. Quindi è una violenza questa che non conosce limite da una parte e dall'altra parte, come avviene poi in Unione Sovietica sostanzialmente. Noi siamo di fronte qui ai teatri, Unione Sovietica e Jugoslavia, della più grande carneficina in una guerra che sia mai avvenuto, è venuta nella storia dell'umanità. Se pensate che abbiamo detto 250.000 ammazzati dagli italiani, ma gli slavi del sud morti in questo conflitto, che fu anche un conflitto fratricida, perché sia fra i serbi, i cecchi, i croati, abbiamo detto più Ustascia, gli stessi sloveni si chiamavano Brodnici, mi pare, adesso mi sfugge il nome esatto. Comunque c'erano formazioni fiancheggiatrici dei fascisti e dei nazisti. Quindi fu una guerra non solo tra l'esercito popolare di liberazione e i fascisti e i nazisti che occupavano il territorio, ma anche con altri slavi che si erano affiancati, collaborazionisti, con i fascisti e i nazisti. Quindi immaginate il macello, 1.600.000 morti su 16 milioni di abitanti. Questa è la cifra. Tenete conto che noi abbiamo avuto circa 400.000 morti su 45 milioni di abitanti. Cioè, scusate, 400.000 morti su 45 milioni di abitanti, noi, nella prima unità. 400.000 morti su 45 milioni di abitanti. Qui 1.600.000 morti su 16, 10% della popolazione. Analogamente, non so che io, 21 milioni di morti, quasi mezza Italia, insomma, di morti. Fu una cosa terrificante questa guerra. Campo di concentramento in Italia, Goma, di prigionieri slavi, campo di concentramento di Monica, anche, ecco qui, un piccolo accenno a Brescia, mi è capitato per caso di trovare questa documentazione, la strada del Maniva, che lo conosciate, quella che porta sui pianti di sci, fu resa carrozzabile, una vecchia strada militare, fu resa carrozzabile da 50 prigionieri serbi. Non era l'attuale tracciato, in realtà, il vecchio tracciato del dopoguerra, insomma, l'attuale strada è stato trasformato. 50 prigionieri serbi che erano acquartierati, prigionieri, nello scantinato delle scuole elementari di San Colombano e impiegati nel lavoro coatto per sistemare la strada del Manino. Questo è un documento dell'archivio della nostra provincia di Brescia. A Bovegno erano tenute anche lì delle donne slave, perché nei campi di concentramento, io le ho fatti vedere rapidamente, ma nei campi di concentramento non erano tanto, non erano concentrati tanti partigiani slavi, ma i cittadini slavi, le popolazioni, cioè le popolazioni che si pensava fossero in qualche modo d'appoggio ai partigiani, venivano rastrellati in interi paesi, donne, bambini, tutti, e messi in campi di concentramento. Erano soprattutto civili. Qui a Bovegno c'era un gruppo di donne, un altro gruppo di donne, c'era anche a Gussago, slave. A Bovegno la cosa interessante, molto interessante, che nel 32, vi ho detto di Ante Pavelic, quel capo degli Ustascia fascisti croati, che viene ospitato in Italia clandestinamente per tutti gli anni 30 fino al 41, quando verrà portato in Croazia a capo appunto lo Stato croato fascista degli Ustascia. Questo signore viene addestrato a Bovegno. Nel 32 c'è documentazione degli archivi dell'archivio di Stato italiano, viene tenuto a Bovegno con i suoi uomini, che appena è venuto in Italia, clandestinamente, e viene esercitato nel poligono di Tiro di Bovegno. Questi sono i resti del poligono di Tiro di Bovegno, ci sono ancora questi, e lì viene addestrato, lui con altri 40 Ustascia, per preparare
l'attentato Alessandro I, che era il re di Jugoslavia. Vi ho detto che il fascismo già lavorava per destabilizzare la Jugoslavia. Jugoslavia, infatti, anche Pavelić, il suo, non lui personalmente, ma un comando viene mandato a Marsiglia, e Alessandro I è in viaggio a Marsiglia, in viaggio ospite della Francia, e lo fanno fuori, proprio lo ammazzano. E tra l'altro ammazzano, o feriscono, adesso non ricordo più in questo momento, feriscono, ammazzano anche il ministro degli esteri che era con lui nella stessa carrozza. Lo stesso Antepavelić verrà portato, poi come vi ho detto, Antepavelić si distinguerà per essere, se è possibile, più efferato degli stessi nazisti. Antepavelić ammazzerà qualcosa come 30.000 ebrei croati, tutti gli ebrei croati su cui ha messo le mani li ha fatti fuori in maniera barbara, e qualche centinaia di migliaia di serbi stavano con Tito, oppure che non si volevano convertire al cattolicesimo, visto che dei serbi sono ortodossi. Ha fatto cose terribili questo signore. Vabbè, queste sono le donne. Ora, questo è un campo di concentramento, quello più importante degli italiani, ad Arbe, a Rab. Tenete conto che qui vi è stata una mortalità superiore, tutto questo è tutto documentato, i nomi e cognomi di quegli internati e di quelli deceduti. 19% di deceduti, più che nel campo nel lager di Buchenwald, 15% di deceduti. Non era un campo di sterminio, vi dico subito, i croati sostengono, perché queste sono immagini di questo campo dell'epoca, questo è il campo monumentalizzato dai croati, i croati dicono che era un campo di sterminio, però non era un campo di sterminio, effettivamente. La mortalità non era voluta, era mortalità che dipendeva dal fatto che la gente veniva data da mangiare e dal fatto che erano in condizioni igieniche, per cui morivano di malattie e di stenti in sostanza. Ecco, vediamo velocemente. Questa è la lapide dei 1500 morti in questo campo. È una lapide verticale con tutti i nomi, vedete anche le date di nascita, perché in questi campi capitava anche che nascevano dei bambini, perché erano famiglie che venivano messe in questi campi, e anche donne incinte che poi appunto lì facevano nascere i bambini e poi magari l'anno dopo morivano, dopo l'anno morivano. Ora, prima parte della tragedia, adesso vediamo finalmente la seconda parte, che è, se vogliamo, il tema centrale di oggi, però dovevamo fare anche quel percorso per arrivare al tema di oggi. Finisce la guerra. La guerra ha due fasi, ovviamente. La fine della guerra per noi italiani ha due fasi, come sapete. Dopo l'8 settembre, l'armistizio, l'esercito italiano abbandona, cioè fuggi, abbandona la Jugoslavia e cerca di rientrare in Italia, non in modo organizzato, non sapendo, voi sapete cosa è successo l'8 settembre, insomma, ognuno cerca di arrangiarsi lì e di tornare a casa, tutti a casa, no? E per una certa fase, quindi, quei territori, in particolare l'Istria, rimane senza un potere dal proprio settembre, perché l'esercito italiano vuole presidiare il territorio. E qui abbiamo il primo episodio, diciamo, di violenze, di vendette feroci nei confronti. Quello meno importante dal punto di vista numerico, ma significativo in Istria. E poi c'è la fine definitiva, con sostanzialmente queste zone finisce il primo di maggio del 45, quando l'esercito popolare di liberazione jugoslavo arriva di corsa a Trieste, perché c'è proprio la corsa. Tito dice: lasciate anche perdere, c'erano ancora le resistenze tedesche all'interno della Jugoslavia, lasciate perdere, andate a Trieste. Via di corsa a Trieste per arrivare a Trieste prima degli alleati, ovviamente, perché Trieste, sia per gli italiani, ma per ragioni opposte, per gli jugoslavi, diventa la città simbolo, ovviamente. I jugoslavi dicono: noi la guerra non l'abbiamo voluta, avete voluto farci la guerra per conquistare i nostri territori, adesso la state perdendo, la perdete, adesso i territori ci mettiamo noi le mani in sostanza. Questo è quello che succede.
E qui abbiamo la seconda parte delle foibe, quella più dura, quella che comporta anche diverse migliaia di vittime per gli italiani. È la grande vendetta, diciamo, dell'esercito di Tito. In questo caso potremmo dire proprio dell'esercito di Tito, dei comunisti dell'esercito di liberazione nazionale, jugoslavo. Ora però, prima di arrivare poi nel concreto, poi arriviamo nel dettaglio di questa vicenda, occorre che facciamo mente locale a un evento, a un fatto che i libri di storia ignorano totalmente, e anche, come dire, in qualche modo l'Europa ha dimenticato e rimosso. Nella nostra idea è che con la fine della guerra in Europa, nel mondo, si è instaurata la pace. Questa è l'idea che si ha, ma non fu così. Non fu così. A parte il fatto che in Oriente la guerra continuò. Ma anche dopo il 10 maggio, quando finisce ufficialmente la guerra in Europa, c'è una seconda guerra. C'è la guerra di chi ha subito la guerra, appunto dei popoli che hanno subito la guerra, che hanno avuto quelle decine di milioni di morti, la guerra, diciamo, non dichiarata, non ufficiale, la guerra contro chi ha voluto quella guerra. Ovviamente in particolare i tedeschi, in qualche modo anche gli italiani, soprattutto i tedeschi. E fu un macello, guardate, dopo la seconda guerra mondiale ci fu un autentico macello di persone in Europa. E di persone, guardate bene, sostanzialmente civili, persone inermi. Perché? Perché quando voi sapete che l'ipotesi di Hitler era quella della grande Germania, ovviamente, quindi laddove c'erano dei tedeschi là, a portare l'impero tedesco, e poi dell'occupazione dell'est europeo, degli slavi da sottomettere come sorta di schiavi. Mentre l'esercito avanzava verso Oriente, era seguito dai civili che andavano a, come dire, colonizzare quelle zone, a portargli l'attività economica, la loro presenza, eccetera. Ovviamente, finita la guerra, i tedeschi tutti questi territori li perdono di colpo, in maniera rapidissima. C'è il problema di evacuare queste persone, non ce la fanno, si ritira l'esercito, ma molte di queste persone rimangono lì e vengono cacciate a furor di popolo. Per quanto riguarda i tedeschi, chiamiamole le foibe tedesche, cioè la vendetta dei vincitori contro quelli che hanno fatto la guerra, i numeri sono questi, sono numeri pazzeschi, impressionanti, sono poco meno di 7 milioni i tedeschi che vengono cacciati dall'Italia dei vari territori orientali, a partire dalla Russia arrivare fino alla Polonia, alla Cecoslovacchia, quelle proprio più vicine a quella che rimarrà della Germania. Dopo il 10 maggio, quando dopo la pace. Ora, di questi ne muoiono, sono stime, però abbastanza attendibili, 1.200.000. 1.200.000 dopo la guerra. Muoiono perché proprio ammazzati di botte, la gente furibonda per quello che ha subito, muoiono per la fame, muoiono per gli stenti, muoiono per le malattie, in questa migrazione biblica, immaginate in quelle condizioni, dopo la guerra, in cui non c'è da mangiare per nessuno, in cui l'Europa è distrutta, è come dire, una strage se vogliamo, a questo punto possiamo dire anche di innocenti, perché cioè, è una popolazione civile, come appunto avverrà poi per le nostre foibe, per i nostri italiani che vengono ammazzati, massacrati, perché la guerra è finita, la partita è finita, tutto questo non ha più alcun senso ovviamente, se non lo strascico di 5 anni di violenze inenarrabili che ha scatenato tutti gli impulsi più aggressivi che l'uomo possa avere dentro di sé. In
immaginate, questa è una cosa che, di cui si è cominciato a parlare negli ultimi anni, immaginate quello che avviene alle donne tedesche, quello che avviene alle donne tedesche in questo periodo, nel dopoguerra, insomma, gli stupri di massa che subiscono le donne tedesche. Questo avviene anche nella Jugoslavia per quanto riguarda i tedeschi. Io ho avuto l'occasione di conoscere un mio caro amico, un signore di Monaco, che all'epoca era un bambino, era un tedesco jugoslavo. Non vi dico qualcosa, hanno passato anche i tedeschi che erano in Jugoslavia. Stiamo parlando di un periodo, ecco, diciamolo, di una catastrofe che non ha confronti nella storia dell'umanità. Seconda guerra mondiale, ricordiamolo sempre, abbiamo circa 55 milioni di morti, esattamente la popolazione italiana grosso modo, 55 milioni di morti. Ma il numero più pazzesco è che la maggioranza di questi sono civili, 30 milioni di civili. Ovviamente quei 30 milioni di civili sono anche 6 milioni di ebrei, ma ci sono soprattutto intere città distrutte dalle bombe degli alleati, ahimè. Civili non bisogna, ma non c'è nessuna logica, a parte che mettiamoci se una logica di una guerra, ma una guerra che diventa una guerra contro i civili, voi capite che una guerra è un crimine contro l'umanità, è una guerra che è una guerra assurda, e ovviamente l'umanità dovrebbe aver capito dopo questa storia che di guerra non è più possibile fare, perché ormai i sistemi d'arma che si usano nelle guerre sono sistemi d'arma che non vanno a colpire l'esercito nemico, non vanno a colpire le popolazioni civili. Questa è la realtà. Quello che succede anche oggi, noi lo ignoriamo, facciamo finta di ignorarlo, ma in Afghanistan è questo che succede. Dobbiamo sapere, è questo che succede. Non si ammazzano i militari, si ammazzano soprattutto i civili. E questa è la prima guerra in cui avviene questo. La prima guerra mondiale c'era un esercito in una trincea, l'esercito in un'altra trincea, i soldati si sparavano l'uno contro l'altro. Discutibile ovviamente, ma aveva una logica. Questa guerra non ha più nessuna logica. E questo è il contesto cioè di uno sprigionamento in Europa, di una violenza al massimo livello, guardate, l'unico, mai ne parliamo. Allora, questo è il contesto. Per gli italiani cosa succede? Ho già accennato, c'è la prima fase della vendetta degli slavi. La prima fase avviene in Istria, dopo l'8 settembre, scappa l'esercito italiano ed è un primo macello. Si calcola che siano 500, circa 500 le vittime, ed è una sorta di rivolta sociale. Diciamo la motivazione sociale è forse la motivazione principale, perché l'Istria aveva sofferto, ricordate, la dominazione italiana, chiamiamola così, l'italianizzazione forzata, dal 1918 appunto al 1945. L'Istria è un territorio che è stato italianizzato dopo la prima guerra mondiale, che con la seconda guerra mondiale viene restituito, in qualche modo o meno se lo riprendono, gli slavi. Ora, in Istria vi è la distinzione fra italiani e slavi e anche una distinzione di classe sociale. Gli italiani vivono sulla costa, sono ricchi, sono quelli che hanno il potere, esercitano il potere anche economico, finanziario, eccetera, eccetera. Gli slavi stanno all'interno, lavorano in campi, in condizioni anche molto dure, lavorano in miniere, dice un importante centro minerario dell'Axa, creato e sfruttato dal fascismo, creato anche una città tipo Carbonia, che si chiama Arsia, e lì lavorano gli slavi. Chiaramente si mette assieme il risentimento nazionale in qualche modo per quell'italianizzazione forzata, ma soprattutto il riscatto sociale. E le vittime sono in questo caso soprattutto italiani che occupavano ruoli importanti, ruoli economici, ruoli politici, termine del fascismo istriano, amministrativi, diciamo di rilievo nella società istriana. Ovviamente però la violenza poi colpisce anche gente che non c'entra assolutamente. Nel secondo dopoguerra questa ragazza, Norma
Cossetto diventi in qualche modo simbolo di queste vittime innocenti che vengono coinvolte in questa carneficina, una ragazza che era di famiglia, padre certamente era un gerarca, fascista, eccetera, un uomo di potere, ma lei, poveretta, voi capite, non c'entrava assolutamente nulla, insomma, colpa di padre, non posso ricadere sui figli, purtroppo questa fece una fine veramente terribile, pare sia stata anche violentata, silenziata prima di essere ammazzata. I carnefici in questo caso quindi sono in qualche modo le popolazioni istriane che si auto-organizzano immediatamente con la fuga dell'esercito italiano, costituiscono dei poteri cosiddetti popolari, come venivano detti allora, tribunali cosiddetti popolari, improvvisati ovviamente, e in qualche modo hanno fatto, tra virgolette, giustizia sommaria con queste circa 500 vittime, parte delle quali cacciate appunto nelle foibe istriane. E questa è la prima motivazione. Seconda motivazione delle foibe, che a mio parere però su questo c'è controversia, c'è chi dice se qui ci fosse un italiano, diciamo, profugo, direbbe probabilmente il contrario, io ritengo questa non sia stata la motivazione fondamentale, quella etnica nazionale, certamente c'è anche questa, soprattutto in Istria, perché hanno subito quella italianizzazione forzata di cui abbiamo detto, e quindi è chiaro che c'è in qualche modo una volontà di rivalsa dal punto di vista nazionale, di affermazione della propria identità nazionale, però non ritengo sia l'elemento fondamentale. La dico così, poi semmai la riprendiamo e la motiviamo meglio se qualcuno non la condivide, questa è la mia opinione, come penso non verrà condivisa. Non lo ritengo, se lo metto ad esempio, faccio solo l'esempio degli italiani, dei soldati italiani. I soldati italiani vengono lasciati tranquillamente scappare in Italia, per molti di questi vengono addirittura salvati. Dopo l'8 settembre, parlando di soldati semplici, di ragazzotti nostri italiani che cercano di scappare, non sarebbero che viene forniti abiti civili dagli stessi slavi, pur di non essere catturati dai nazisti, perché come si ritira l'esercito italiano arrivano i tedeschi ovviamente, i tedeschi lo sapete che li facevano i soldati italiani, li prendevano e li andavano al campo di lavoro, di lager, ovviamente. Quindi se ci fosse stato fosse prevalsa l'anti-italianità in quanto italiano, questo sarebbe difficile da spiegare, si sarebbero scatenati gli slavi anche nei confronti dell'esercito italiano in ritirata. E ci sono anche altri elementi che adesso semmai poi ne discutiamo, per cui secondo me questo non è il motivo prevalente. Il motivo prevalente è quest'ultimo, quello che abbiamo visto prima ovviamente, il secondo anche incide, ma quello prevalente è questo, è lo scontro ideologico. È la motivazione ideologica. L'esercito di Tito, che è quello che, come dire, è la motivazione che sta alla base delle seconde foibe, quelle che avvengono dopo il primo maggio del 45, dopo che l'esercito di Tito arriva a Trieste, occupa Trieste, la zona circostante, e lì fa piazza pulita, diciamo pure così brutalmente, perché i comunisti jugoslavi, come i comunisti anche russi in questo contesto, guerra totale, di guerra per la sopravvivenza, andavano per le spicce ovviamente, fa piazza pulita di quelli che ritenevano a torto e a ragione potenziali oppositori. Potenziali oppositori di che cosa? Potenziali oppositori della Jugoslavia comunista, perché l'idea di Tito è di creare anche in Jugoslavia il comunismo come già c'era nell'Unione Sovietica. Quindi lo dico, questa immagine che presento per i ragazzi i giovani che non sanno giustamente, così era l'Unione Sovietica, una rete era mezzo mondo allora, mezza Europa e mezza Asia, era un territorio molto vasto, e quello che tra l'altro l'Unione Sovietica vince la guerra, perché stiamo parlando di un momento in cui l'Unione Sovietica ha un prestigio internazionale straordinario alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E Stalin sedeva allo stesso tavolo con l'uso, lo sapete, e Churchill per definire il futuro del mondo, insomma, stiamo parlando di un'Unione Sovietica che vince Stalingrado e costringe alla rotta l'esercito tedesco, quindi, e con un'Unione Sovietica che nell'immaginario, in questo caso, dei comunisti jugoslavi, è quello che ha il ruolo guida e che può realizzare la società giusta, la società perfetta, la società utopica, quella in cui vengono eliminate tutte le ingiustizie e tutte le diseguaglianze. Questa era l'idea di fondo. Quindi
Chi si oppone a questo disegno ovviamente è un potenziale nemico. Ovviamente mi verrebbe fare un discorso su qual è stato il comunismo sovietico, me lo risparmio, io avevo buttato giù alcune cose, ma semmai lo riprendiamo la discussione, mi rendo conto che soprattutto per i ragazzi è molto difficile questo, questo passaggio è molto difficile da capire. Diciamo che è stata una tragedia, ecco, se vogliamo, una grande tragedia il comunismo sovietico. Sta di fatto che Tito aveva in mente questo, e per realizzare questo obiettivo ovviamente chi si in qualche modo dimostrava di opporsi doveva essere eliminato. Le vittime della seconda ondata sono vittime di questo tipo, quindi se volete tutti, anche ovviamente ci sono gerarchi fascisti, collaborazionisti dell'occupazione nazista di quelle zone, no? Perché lo sapete che la Germania nazista, tutte quelle zone lì, Friuli, Venezia, Giulia, anche l'Alto Adige, l'aveva, dopo l'8 settembre, inglobata nel Terzo Reich, non era più neppure parte della Repubblica Sociale, era direttamente parte della Germania, cioè quelle terre erano state inglobate dal Terzo Reich. Ovviamente i collaborazionisti di questi dei nazisti, furono quelli che hanno individuato, li hanno fatti fuori, ma ripeto, hanno fatto fuori, eliminato, quelli che ritenevano potenzialmente ostili a questo disegno, compresi, guardate bene, membri del Comitato di Liberazione Nazionale, sia di Trieste che di Gorizia, cioè antifascisti della Liberazione Nazionale con la Liberazione Nazionale italiana, che però rivendicavano il fatto che no, questa è Italia. Ovviamente il buon titolo diceva no, questa non solo in Gosano, questo è qui, è la patria comunista, qui realizziamo la società perfetta, di là c'è il capitalismo, siamo già in prima di guerra fredda, in realtà la seconda guerra mondiale non è ancora finita che è già iniziata la guerra fredda. Quindi diventa uno scontro furibondo da questo punto di vista, più sposto il confine, più si allarga il comunismo rispetto al sistema capitalistico liberale dell'Occidente. Questo è lo scontro e le vittime sono ovviamente tutti quelli che in qualche modo cercano di opporsi a questo disegno. I carnefici in questo caso sono direttamente, possiamo dire, responsabili, i dirigenti dell'esercito di liberazione. In questo caso non si può parlare di, come dire, di una rivolta spontanea, popolare, in qualche modo come è stata quella dell'Istria. Qui siamo per un disegno preciso, gestito dai dirigenti dell'esercito popolare di liberazione di Jugoslavia, i dirigenti comunisti, per esempio, e in particolare della polizia segreta, perché l'esercito aveva al proprio interno una polizia che aveva il compito proprio di far fuori, individuare, far fuori i possibili nemici, che si chiamava OSMA, ovviamente con la collaborazione anche, bisogna dirlo, anche di comunisti della zona. Comunisti della zona, finisco su questo, solo il discorso sui comunisti meriterebbe una serata, quindi vado giù molto all'ingrosso, scusatemi, dico delle cose anche molto, molto difficili anche da capire. I comunisti, in tutta questa vicenda, c'è il dramma dei comunisti, e c'è il dramma dei comunisti italiani in particolare, comunisti italiani del centro, allora c'era Togliatti che era rientrato in Italia, appoggiava il governo Badoglio, vi sapete, con la sorte di Salerno, quindi dentro il governo, come dire, di unità nazionale antifascista contro appunto l'occupazione tedesca e fascista, quindi nel contesto del Comitato di Liberazione Nazionale, ci sono i comunisti locali facciamo parte di bande partigiane comuniste, garibaldi, friulane, addirittura c'erano comunisti che operavano nello stesso esercito di liberazione jugoslavo, perché l'idea del comunismo era l'idea dell'internazionalismo proletario, cioè il comunismo allora era l'idea di un movimento mondiale, c'era il cosiddetto Comintern, no? Che era l'internazionale comunista, no? Diretta dall'Unione Sovietica, quindi il comunista si sentiva
un cittadino del mondo, voi capite, no? Non solo slavi, erano nelle bande partigiane comuniste, non so se è chiaro, cioè c'erano comunisti nelle bande nell'esercito di popolazione di liberazione slava, c'erano slavi nelle organizzazioni partigiane comuniste. Voi capite che quindi i comunisti si trovano in una situazione difficilissima, difficilissima, e vivono un dramma tremendo, terribile, perché in conflitto tra la fedeltà all'internazionalismo, toccando, sono anche italiano, che si fa? Insomma, ve lo cedo solo, ma meriterebbe, ci sono pacchi di documenti su questa vicenda, una vicenda molto complessa, anche di ricerche, di studi e di libri pubblicati. Ecco, ci rimane, quindi queste sono, sono le vittime, poi vediamo anche sulla questione dei numeri, che è una questione controversa. Prima definiamo la questione dei confini per capirci. Allora, questo è il confine della Prima Guerra Mondiale, vedete, il confine più esteso. Qui sono le varie ipotesi che si fanno nel corso delle trattative di pace, alla fine si conclude con questa linea, che attraversa, tra l'altro spezza a metà Gorizia, praticamente, vedete, Gorizia viene spezzata proprio a metà, pezzo italiano, poi c'è un pezzo slavo, e poi scende e comprende il litorale fino a Trieste. In realtà il confine si ferma qua, quello della pace, diciamo, del 10 appunto, febbraio del 47, per questo il 10 febbraio. Viene vissuta dalla destra neofascista italiana con una sorta di dittatura, di ignominia nei confronti dell'Italia, eccetera, di punizione dell'Italia. Poi vengono definite due zone, quella zona A, vedete, è il territorio di Trieste, sostanzialmente la zona B che è il territorio di Capodistria. Sono due zone che vengono messe sotto tutela internazionale, perché ovviamente c'è una controversia acerrima, no? Vi capite? Tito dice, ho vinto la guerra, sono lì a Trieste con il mio esercito, sono arrivato prima, sono messo la bandierina, la memoria di Trieste. No? Ovviamente le trattative vanno avanti finché nel 54 formalmente si definisce di fatto, anche se poi la pace vera si farà addirittura nel 75 con la Jugoslavia, il trattato di Oslo, quindi ci vorrà un sacco di tempo per arrivare, però fondamentalmente col 54 si stabilisce che la zona A passa all'Italia, quindi Trieste rimane italiana, la zona B passa alla Jugoslavia e rimane dall'altra parte. Ovviamente in queste due fasi, tra il 47 e il 54, due ondate successive, c'è il fenomeno appunto dei profughi, cioè la cacciata, se vogliamo, degli italiani da queste zone. Sono circa 250.000 i profughi, su poco meno di 300.000 italiani che c'erano in queste zone. È una tragedia anche quella dei profughi, ovviamente non è così tragica come quella degli ammazzati, diciamo, delle vittime di cui abbiamo parlato prima, però è una tragedia perché significa abbandonare, diciamo, abbandonare storie di vita, abbandonare le proprie case, i propri memori, ma abbandonare storie che hanno secoli alle spalle in certi casi. Cioè, molti di questi italiani erano lì, le loro famiglie per secoli, la famosa Repubblica Veneta, sono nati sempre lì, quindi immaginate, cioè, per loro quella era la loro casa, hanno dovuto abbandonare tutto, quindi con problemi dal punto di vista economico, da tutti i punti di vista, reinventarsi la vita. E accolti in Italia, parlate bene, non crediate, all'inizio non furono accolti con entusiasmo degli italiani, anzi vengono considerati sostanzialmente ingombranti, vengono considerati un problema. Molti di questi vissero a lungo in una sorta di campi di concentramento per ritrovare una sistemazione. Fu veramente un dramma questo dei profughi. Allora qui di nuovo vedete insomma come è andata a finire, questo è il confine della Prima Guerra Mondiale, questi sono i territori che avevano perso, e questo è quello che ci è stato restituito la zona A, e ovviamente i profughi vengono quindi soprattutto da questa zona, dalle isole e dalla Dalmazia, da questa zona, cioè dalle zone
l'antico insediamento della famosa Repubblica Veneta, che all'inizio della guerra jugoslava aveva illuso di essere stati illusi di essere liberati dal fascismo, perché sostanzialmente per loro la guerra fu una guerra di liberazione, e poi invece le cose andarono in maniera totalmente diversa. Cosa dire ancora su questa questione? Vale la pena di per chiudere, prevediamo questa immagine, questa, perché dopo l'8 settembre inizia. Italiani collaborazionisti della Repubblica Sociale dei nazisti tornarono in Istria, quindi vennero riesumate alcune vittime delle foibe. Questa è un'immagine di riesumazione. Le foibe, credo tutti sappiano quali sono, scusate, non sono dimenticate, ma sono delle fenditure nella roccia, nel terreno, in terreno calcareo, prodotte dalla natura, in sostanza dall'acqua. Insomma, come tutte le zone carsiche, ce le abbiamo anche qui a Brescia, attorno all'altipiano di Cagliari, in zone tassi, dove si vede producono queste grandi buche profonde anche a centinaia di metri. E quindi, allora, quante furono le vittime? Scusate, siamo dimenticate. Allora, l'Istria si calcola tra il 500 e il 600, quella prima fase, ricordate, che abbiamo descritto. La seconda fase, le stime, diciamo, degli storici, che io ritengo più attendibili, parlano di 5.000 morti. Diciamo 5.000 vittime da addebitare a quell'operazione che abbiamo detto, voluta, se volete, scientificamente dall'esercito di occupazione di Tito dopo il 1 maggio del 1945. Ci sono anche numeri che girano, c'è chi parla di 10.000, c'è addirittura chi parla di 20.000. Ovviamente i numeri dipendono da che cosa, l'incertezza sui numeri. Lo dico in maniera, a mio parere non è decisivo fare la conta, però ci sono da una parte e dall'altra, i due schieramenti, ci sono alcuni che amano fare questi numeri e incaponirsi sui numeri, che ripeto non è la questione decisiva. L'incertezza è determinata dal fatto perché poi posso arrivare a 20.000, se io considero e quelli che stavano nelle anagrafi di queste zone prima del conflitto e considero quelli che sono tornati dopo la guerra alle loro case, oppure so che dove sono morti in guerra, ecco, faccio la differenza e quelli possono essere 20.000. Solo che è difficile questi imputare tutti a quell'operazione, voi sapete che durante la guerra mondiale noi abbiamo perso persone in giro per il mondo, i nostri soldati, i nostri giovani, senza sapere ancora oggi dove siano i famosi dispersi in Russia, ma non solo in Russia, perché la situazione è talmente caotica per cui in queste zone era perfino difficile tenere conto di dove uno moriva, come moriva e quando moriva, insomma. Quindi è chiaro che, ecco, siamo dentro questa incertezza. Qui i numeri possono variare anche in maniera consistente in relazione a questa storia. Quelli strettamente buttati, gettati nelle foibe, sono centinaia, l'ordine centinaia. La stragrande maggioranza di queste vittime, soprattutto della seconda fase, quella più consistente, le migliaia, diciamo, sono state internate nei campi di concentramento jugoslavi, e lì sono concentramento in condizioni terribili, ovviamente, e sono morti lì, nei campi di concentramento di Tito, la stragrande maggioranza. Poi appunto abbiamo parlato degli esuli, 30.000 rimangono, gli italiani, questo è interessante da notare, queste sono ancora immagini di esumati del dopoguerra, questa è la comunità italiana, questa è la comunità italiana della Croazia, noi queste cose, per questo dico che la componente etnica non è stata fondamentale. Quindi questo giornale, se lo vedete in alto, esce ininterrottamente nel 1944, questo l'ho preso quest'estate, qui a Osor, mi pare, in Croazia, e è il giornale degli italiani. Ovviamente uno degli argomenti di questo giornale è quello del bilinguismo, è quello della rivendicazione, dell'autonomia, eccetera, però gli italiani, con tutte le difficoltà del caso,
con il presupposto, lo dico esplicitamente, che questi italiani rimasti accettassero il regime comunista, questo è il presupposto, chiaro. Cioè tu rimanevi in Jugoslavia, potevi rimanere italiano, avere le tue scuole, avere il tuo giornale, avere il tuo rappresentante nel Parlamento, nel Parlamento sia croato che sloveno, il Parlamento nazionale croato e sloveno, dal dopoguerra è sempre stato riservato un posto a un rappresentante italiano, di diritto, sempre. Anche ovviamente le scuole italiane, eccetera. Ovviamente, però tutto questo, il presupposto era non opporsi al regime comunista di Tito, su questo non ci piove. Perlomeno accettarlo perlomeno passivamente, questo è chiaro che è il presupposto. Ma questo rafforza ancora più quello che dicevo prima, che il motivo di fondo, a mio parere, della vicenda è un motivo che ha a che fare con l'ideologia. Ecco, perché possiamo finire con questa domanda? Perché abbiamo rimosso tutte queste tragedie. E abbiamo rimosso per diverse ragioni, a mio parere, o se no lasciamola lì. Ditemelo voi perché. Secondo voi perché abbiamo rimosso per tanti decenni tutta questa storia? Quello che dicevo all'inizio, questa giornata vale la pena di utilizzarla per cercare di lavorare perché riusciamo un giorno tutti insieme a ricordare queste tragedie. Quando dico tutti insieme, italiani, sloveni e croati. Qualche passo si è fatto con difficoltà, ve lo dico. C'è un documento, lo trovate anche in internet, tanto chi è interessato, confezionato unitariamente da storici italiani e da storici sloveni. Con i croati è più difficile anche perché la Croazia ha sofferto molto di più la dominazione italiana, ha sofferto molto quel campo di concentramento che abbiamo visto di Arbe in Croazia, è più difficile, però con i sloveni si è riuscito a confezionare, a produrre un documento condiviso di analisi della vicenda storica di cui stiamo parlando. Questo è un passo enorme in avanti. Chiaramente bisogna coinvolgere anche i croati e bisogna coinvolgere i diversi rappresentanti nazionali per cercare in qualche modo di fare uno sforzo di riconoscere le violenze compiute da una parte e dall'altra, reciprocamente, le vittime da una parte e dall'altra, e quindi attraverso questa capacità di guardare la verità di questa tragedia, i motivi di questa tragedia e perché questi motivi li dobbiamo superare, ovviamente oggi non ha più senso riproporre questioni nazionali, nazionalistiche. Pensate che tra Italia e Slovenia non c'è più la frontiera, la famosa frontiera di Gorizia, il muro di Gorizia è stato abbattuto, per cui non c'è più la frontiera e fra poco non ci sarà più la frontiera neanche con la Croazia, perché anche la Croazia si sta integrando in Europa, quindi come dire, divangare queste contese nazionalistiche territoriali è una cosa che non ha più alcun senso, ahimè è la causa di queste tragedie, dobbiamo riconoscere i reciproci errori fatti e quindi finalmente cercare di riconciliarci con questi popoli che sono popoli interessanti. Io credo di conoscerli abbastanza anche personalmente, vi assicuro che sono popoli ricchi di una antichissima cultura e di un'antichissima civiltà e per certi aspetti insomma interessanti. Ecco, questo dovrebbe essere, io credo, lo scopo di questa iniziativa, perché ho cercato di dare questa impostazione, questo taglio, questa lunga chiacchierata, però abbiamo tempo per discutere. Vi ringrazio.